Edizione regionale del telegiornale dei segni. Sorprese a viaggiare in autostrada con 12 kg di marijuana, sono stati così arrestati dalla polizia stradale di Arezzo una coppia di fidanzati, lui un 35enne albanese, regolarmente residente in Italia, lei un'italiana di 23 anni. Il controllo è avvenuto in A1, all'altezza dell'area di servizio di Badia Pino Ovest. I poliziotti hanno trovato nel portabagagli della vettura un grosso trolley con all'interno 12 buste di plastica contenenti 12 kg di marijuana per un valore di circa 120.000 euro. I due giovani, già noti alle forze dell'ordine, sono stati quindi arrestati e condotti in carcere ad Arezzo e a Firenze. Incidente sul lavoro questa mattina al porto di Marina di Carrara. L'operaio, rimasto ferito, è un 38enne italiano. Sarebbe caduto da un'altezza tra i 2 e i 3 metri, riportando a causa dell'impatto, in particolare, un trauma vertebrale. Subito dopo la caduta, l'operaio è stato soccorso dai colleghi del cantiere navale che hanno chiamato il 118. Dopo l'intervento della pubblica assistenza di Marina di Carrara con l'ambulanza infermieristica, l'uomo è stato portato all'aeroporto del Cinquale e accompagnato con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale di Cinisello di Pisa. Da quanto appreso, l'uomo sarebbe rimasto sempre cosciente. Un minore straniero è stato denunciato dalla polizia locale di Pontedera per lesioni personali perché ritenuto l'autore di un violento pestaggio avvenuto a inizio ottobre contro un coetaneo, anche lui di origine straniera, che al culmine di una rissa aveva subito ferite gravi al volto. Lesioni che lo hanno costretto a subire un intervento chirurgico di ricostruzione e un ricovero urgente in ospedale con il rischio concreto di perdere un occhio. Oltre 1.300 magliette da calcio con i marchi contraffatti delle principali squadre europee e 7 persone, tutte originarie del Bangladesh, denunciate per il reato di commercio di prodotti con segni falsi, ricettazione e frode in commercio. È il bilancio di un'operazione anticontraffazione condotta dalla Guardia di Finanza di Pisa in 7 punti vendita nei pressi della Torre Pendente. Gli inquirenti, durante i controlli, hanno anche acquisito documentazione utile a ricostruire la filiera illecita, stimando quindi un giro di affari illegale di oltre 32.000 euro. I funzionari dell'Ufficio dei Monopoli per la Toscana hanno sequestrato 3 apparecchi da gioco non regolari in un bar di Altopascio. I 3 terminali sono stati posti sotto sequestro amministrativo in quanto non conformi alle prescrizioni normative in materia di gioco lecito. Gli apparecchi saranno sottoposti a ulteriori controlli e analisi da parte dei tecnici della SOGEI. Il titolare della licenza del locale rischia una sanzione amministrativa di 20.000 euro.
truffa, peculato e malversazione ai danni dell'Ordine degli Architetti di Livorno. Per questi reati la Procura livornese indaga un ex presidente dell'Ordine degli Architetti di Livorno. La Guardia di Finanza infatti ha eseguito un provvedimento che dispone il sequestro preventivo nei confronti del professionista per un importo stimato di 237.681 euro. Perde di vista la madre e vaga per le strade del centro storico di Firenze, per poi essere ritrovata dopo quasi 12 ore dalla polizia ferroviaria. Tanta paura per la sorte di una bambina coreana di 12 anni in viaggio con la madre in Toscana. La piccola non conosce la lingua italiana e dopo aver girovagato per Firenze senza chiedere aiuto a nessuno è ritornata sui gradini del Duomo, dove era iniziato il tour turistico e, rimanendo calma, lo ha preso come punto di riferimento per essere rintracciata. Madre e figlia, dopo la tappa nella cattedrale di Santa Maria del Fiore, si erano fermate in un fast food in via Cavour. E proprio per strada, in mezzo alla confusione, le due si sono perse di vista. Dopo 18 anni di matrimonio, scopre che sua moglie prima era un uomo e chiede l'annullamento del contratto nuziale al Tribunale di Livorno, che però glielo nega. Nei giorni scorsi è stata pubblicata la sentenza e ora il marito potrà solo divorziare. Per il tribunale, infatti, la mancata conoscenza dell'originario sesso del coniuge non corrisponde ad essere un errore sull'identità o sulle qualità della persona. L'uomo, tramite il suo legale, aveva impugnato il matrimonio in tribunale basandosi sull'articolo del codice civile che riguarda proprio i casi in cui un giudice può scegliere il vincolo matrimoniale per violenza e errore. Saranno abbattute il 29 ottobre le due ciminiere dell'ex centrale termoelettrica Enel di Piombine, alte 195 metri. Per l'operazione saranno utilizzate le tecnologie più performanti e gli standard ambientali più elevati. L'abbattimento, che sarà seguito da ditte specializzate, è in programma alle ore 10. Le attività di demolizione sono iniziate nel novembre 2021 ed entro il 2025 verranno abbattute le strutture preesistenti, in parallelo alle bonifiche delle aree curate da Enel. Ed ecco le previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma per domani. Molto nuvoloso coperto, con precipitazioni sparse, più frequenti sulle zone costiere occidentali, dove potranno assumere localmente carattere di rovescio e temporale. Venti moderati di scirocco sulla posta e arcipelago, deboli orientali nell'interno. Mari mossi a largo e a sud dell'Erba. Temperatura in leve calo. Questa era l'ultima notizia, il telegiornale dei segni torna domani.